Queste due forme espressive sono nate insieme e verso quando avevo 16 anni, più o meno 16-17, e hanno continuato tutta la vita, per tutta la mia vita, a rubarsi spazio una con l'altra e a convivere, una convivenza no, non proprio pacifica. Non c'è molto rapporto tra una e l'altra, però c'è un rapporto fondamentale che è non tanto di forma ma di contenuto, e consiste nel fatto che io, sia con la pittura prima e con l'incisione dopo, che con la musica, ho sempre mantenuto dei solidi contatti con il passato, accompagnato con un'apertura verso il presente, cioè c'è sempre un bisogno in me, un bisogno di ricerca, un bisogno di studio e quindi un bisogno di novità.